Maurizio Mattioli, qui a San Giorgio per incontrare tanti ragazzi. Una vita vissuta in teatro e sui set. Com'è cambiato il mestiere d'attore in tutto questo tempo? Il mestiere d'attore non è cambiato, è cambiato il lavoro, è cambiato... Gli autori non ci sono. È cambiato... anche l'azione. Soldi, non ci sono più soldi di prima, quindi non ci sono più tanto lavoro come prima, nel senso che se prima si faceva una fiction con 3-4 milioni di euro, adesso con 3-4 milioni loro sono costretti a farne due, se no non coprono, si fanno meno fiction e con meno soldi, quindi il lavoro si restringe per tutti. E la crisi che c'è, insomma, poi inevitabilmente si va scontrare anche con il teatro, il cinema, insomma, che l'Italia è questa, insomma, sappiamo se c'è crisi da una parte c'è anche dall'altra, non c'è più, non è più lo stesso. Nel 70 facevo, mi ricordo, facevo la comparsa, generico, con piccoli ruoli, c'erano 260-270 film l'anno, prodotti da gente che metteva i soldi in tasca e produceva. Oggi se ne fanno una sessantina, scarsi, senza soldi, dei produttori che mettono mano alle tasche, quindi con i soldi della provincia, della regione, la Film Commission Campana, quella di Napoli, quella di Torino, questo è il cinema. E quindi si restringono i posti, si restringe tutto. E quindi per un giovane, io già ho detto all'altro master, questo è il terzo, non è facile come un lavoro. Il talento paga sempre, nel senso che se sei bravo prima o poi ce n'è un tempo passa. Però è molto più difficile perché gli indotti, perché il lavoro è di meno. Risposta a quattro domande con questa, Se si potesse, cosa direbbe a se stesso degli inizi? Cosa avrebbe dovuto sapere quando ha iniziato questo percorso? Era difficile. Però io non me lo sono chiesto, lo sapevo, me ne accorgevo andando avanti piano piano, poi è uscito, ripeto, una strada molto difficile. Facendo generico, non sono a scuola, non ci ho avuto mai nessuno insegnato, se ho imparato qualcosa non lo so, ma certo è che se l'ho imparato l'ho rubata, quella, dai maestri, Salerno, Calenda, Squarzini. Io quando, anche quando non ero in scena, facevo piccoli ruoli, mi mettevo un quinto e guardavo i grandi attori. Quella è stata la mia scuola. Poi il doppiaggio un po'. È stata una scuola tecnica, di concentrazione, di dizione, tante cose. Ecco, il doppiaggio mi ha insegnato diverse cose, che io cercavo di imparare, di mettere insieme per fare una specie di piccola laurea, ecco. Come si fa a capire se si ha talento? Lei come l'ha capito? Io non ho capito, non so. Penso... taschi queste domande. Quale ruolo avrebbe voluto interpretare che non ha mai interpretato? Ho fatto tante cose, non ce n'è uno che mi manca in particolare, no, ho fatto tante cose. Gli attori, secondo me un attore non può far tutto, è difficilissimo che un attore sappia fare tutto, no? Con tutto l'arco, il respiro. Del dramma, della comicità, della commedia, della recitazione brillante, io non credo che, però credo che un attore più sappia fare, e meglio è, insomma, ecco, ho cercato, soprattutto adesso in età un po' più avanzata, cerco di fare, non dei passi indietro, ma cerco di limitare un po' quel comico in avanti che sono sempre stato a favore di ruoli più riflessivi, più tecnici, più impegnativi, seri, come si usa dire. Non che quelli non fossero seri, per carità, ma cerco di coprire più fasce, anche perché, come ti dicevo, essendoci meno lavoro, lo sai fa e meglio è. Gli attori spesso vanno in analisi a causa dei ruoli forti che interpretano. In analisi dallo psicologo? Sì. I comici invece sembra che non vengano... nasconde delle tristezze, è quello.
malinconie forti. Io credo di essere stato uno di quelli, forse ancora lo sono. Sono andato in analisi, cose mie personali che poi chiaramente si riflettivano anche su versione. Cosa desidera Maurizio Mattioli? Non con cose particolari, desidero fare il mio lavoro, continuare a farlo bene. Desidero che qualcuno mi segua e continui a stimarmi come è stato fatto fino adesso, anche se gli anni passano. L'ultima domanda e me ne vado. Quanto tempo ha dedicato a Maurizio attore e quanto invece a Maurizio uomo nella sua vita? Devo dedicare per forza questi ultimi 8 anni della mia vita, è un problema serio. Cioè, ho dovuto dividere i due Maurizi. Diciamo che questi ultimi 8 anni a Maurizio uomo gli ho dedicato tanto, quasi quanto avrei dovuto dedicargli tutta la mia vita. Una serie di responsabilità forti, una serie di problemi che portavano la mia vita privata. All'attore devo dire, guarda, io sono uno che si è sempre stancato di tutto, della macchina, della bicicletta, tu sei il suo farello, proprio. Una volta, sai, quando arrivi poi le cose ti stufi, le desideri, poi arrivi e non le vuoi più. Come capita per tante cose. Il mio lavoro no. Il mio lavoro invece c'ho sempre lo stimolo la mattina quando marzo di cercare un lavoro nuovo, di interpretare bene una cosa, no? Ecco, il mio lavoro è una cosa che non mi ha mai stancato nella vita. Mi ha dato anche delusioni, per carità, ma non mi ha mai stancato. Quindi diciamo che al mio lavoro ho dedicato tanto e dedico ancora tanto. Sai, questo è un mestiere straordinario perché tu fino a 90 anni lo vedi, no? No, non c'è un limite, non sto in pensione, però posso ancora poi fare tutto. Partito come un treno, quindi ho dedicato molto e dedico ancora il mio lavoro, guai a mollare. Grazie Maurizio. Grazie a te. Ci teniamo a dire che stiamo facendo un percorso con Maurizio, che Maurizio è un amico, viene ospite dell'Accademia. In mezzo a voi c'è una grande, secondo me, commediografa, quella signora là. Dove sta? Sorrentino, dove stai? Maria, un applauso per lei. Ti ha portato sui fogli, sullo scritto, tante cose difficili della sua vita, in maniera bella, senza pretese, senza pianto, con una classe, un garbo raro. Prima parlavo del fatto che non ci sono più autori, però ce ne sarebbero, e il problema è scoprirli, no? E il problema è anche quello di dare fiducia, di leggere. Molti produttori oggi non leggono, gli portano 5 pagine, dice, ah, questo mi piace, e fanno tanto per fare, tanto non ci rimettono niente perché i soldi sono della regione, della provincia, delle commesse, delle... Questa signora qui è una grande penna, fidatevi, ne sentirete parlare. Sono conosciuti a una masterclass sempre qui circa un anno fa, e penso che oggi è il risultato di un percorso di un anno che grazie a Maurizio, grazie a voi, grazie a lei, che comunque con gli sforzi ci vediamo con i ragazzi, appunto all'epoca ci siamo conosciuti, abbiamo ipotizzato questa storia con Maurizio, con te, l'abbiamo scritta, i ragazzi l'hanno rielaborata per il corto che si realizzerà domani, e niente, quindi il risultato è che quello che diciamo lo facciamo, ci mettiamo un po' di tempo, però non chiediamo soldi pubblici, non rompiamo le palle, lo dico palle a nessuno, e non vendiamo fumo, quindi quelli che vengono qua non è che noi diciamo venite da noi poi lavorate, no, noi non vi promettiamo lavoro, sono degli incontri come li fanno in America,
con dei personaggi amici. Maurizio è di casa, quindi quando viene ci fa sempre piacere, e più che trasmettere delle informazioni e realizzare dei progetti indipendenti non possiamo. Poi se i progetti hanno qualità e la fortuna di uscire allo scoperto, dipende da voi, perché noi l'impegno ce lo mettiamo.